Ciao amici di Italia Top Games, dopo 3 partite, 7 punti, ancora 9 punti per tornare in divisione 3. Stasera sicuramente non ce la facciamo perché posso giocare 2 partite, però facessimo 6 punti significherebbe avvicinarsi molto, molto alla divisione 3. Vediamo se questo cambio tra trequartista e centrocampista è questa la ragione oppure solo perché adesso sto in divisione 4. Però aver battuto anche in divisione 3 prima mi ha messo di buon umore, diciamo così. Allora, prima partita, divisione 5. Bene, dobbiamo vincerla e vincerla facile. Però qui non c'è mai niente di scontato. Ok, si gioca in trasferta. Gli diamo, no, lasciamo a loro le maglie del Barcellona. Noi andiamo di bianco. Schema di gioco: Aya Rice. Andiamo su Guardiol. E il resto c'è poco da fare. 3-1-3-3. A me sembra un 3-1-4-2, ma non importa. Bisogna battere questo giocatore e basta. Vediamo come va. Ben ritrovati amici da casa. La partita che vi presentiamo non ha probabilmente l'appeal dei grandi match, ma ha un'importanza anche relativa nel quadro generale della competizione. Ma l'orgoglio è un sentimento ben presente in questo sport e i suoi protagonisti non ne sono certo immuni. La competizione e lo spettacolo in campo non potranno che guadagnarne. Godiamoci 90 minuti del nostro sport preferito. Lo Spotify Camp Nou sfoggia ancora una volta il vestito delle grandi occasioni. I colori blaugrana salutano Oh, l'ingresso. Gabriel Jesus! Cavacca. Ed è subito Ah, c'è spettacolo! da vincerla questa facile, divisione Giocatori come lui 5, sanno come ecco. sbloccare queste partite. Ha una marcia in più, sia tecnicamente che mentalmente, e l'ha appena dimostrato. Una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol. Qui è stato bravissimo. Una performance da goleador. La palla sembrava incollata ai suoi piedi. Non riuscivano a levargliela. E la partita inizia alla grande, subito gol. Miracolo di Khan, parata da campione su una conclusione velenosa. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. E va a colpire di testa. Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Pedri. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio è riuscito. La palla è ancora loro. Riprende l'azione d'attacco. Se ne va. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Brutta questa transizione, buona. Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. E passa! Toni Kroos. Lewandowski. Errore qui, pallone sprecato. Supera il diretto avversario. Occhio al miracolo di Khan. Continua l'azione, la ha un'altra chance. Letteralmente affondato in area di rigore. Cioè, Che succede? È un momento cruciale per entrambe le squadre. Partita appesa a questo momento. Miracolo di Khan. la mia maledizione. Un'occasione clamorosa buttata via, ma come ha fatto? Avrebbe potuto cambiare le sorti della gara. Non so se gli ricapiterà un'occasione così. Certo che ricapiterà. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Ancora zero per gli avversari. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede.
Gavi prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Pedri si spinge in avanti sulla fascia sinistra, se ne va, palla in mezzo, un recupero provvidenziale, la gioca sulla destra, palla a Scholes, sceglie di andare per vie verticali. Scholes ha la possibilità di andare verso la porta. Lewandowski infilza il portiere, due gol in più e partita saldamente nelle loro mani. Conclusione straordinaria all'angolino, inutile l'intervento del portiere. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta, la sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. La gara sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Pedri. Non vogliono rischiare nulla e hanno deciso di assumere un atteggiamento più difensivo, arretrando il baricentro. Pedri. Messi. Gabriel Jesus. Avanza verso l'area. Allarga il gioco a destra. C'è l'opportunità per il contropiede. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Toni Kroos. Si ferma qui la manovra. Niente ragazzi, niente. Gabriel Jesus, pallone interessante in verticale, può vedere la porta da lì. Messi la mette in mezzo. Sono sicuro che avrebbe potuto fare di meglio. Palla filtrante per Lewandowski, passaggio splendido, una chance, ci prova con un pallone profondo, occasione per il contropiede, prova Salah e passa. Palla filtrante per Salah. Qui deve tirare. Il piede è troppo lento. Ma che... Non ho saputo concretizzare. Ha lasciato alla difesa troppo tempo per sistemarsi. Alla fine è stato costretto a una conclusione affrettata. Ma che... Scholes. Gabriel Jesus. Può andare. Un minuto. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Bel tocco in avanti, calibra un bel pallone. Opportunità di ripartire. Male, male, male. Manda tutti a prendere un tè caldo e a riposare. Qualche spunto sulla prima parte di gara? Però guardate lì. Se cercare di allungare ulteriormente il distacco. Va bene. Se pensare a difendere il bottino di due reti con cui inizierà la seconda parte. Proviamo questo cambio qui, trequartista. E poi vediamo. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. E si ricomincia a giocare. Devono assolutamente cercare di segnare un gol nei primi minuti per mettere in difficoltà gli avversari, ma soprattutto per riprendere fiducia loro. L'inizio di questo secondo tempo sarà il momento cruciale della gara. Se vogliono dare una svolta, devono farlo adesso. Scholes. La gioca in profondità. Palla Scholes. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Gavi. Pedri. Palla Scholes. Vede lo scatto e cerca la profondità. Provano a partire in velocità. Si sono salvati e le probabilità non erano dalla loro parte. Possono respirare. Intervento provvidenziale.
compagni e mister devono ringraziarlo. Prova a darla profonda nello spazio. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Sulla destra, Messi. Pavard. C'è Messi? Occasione d'oro. Ci prova. Ottima la parata del portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Incredibile. Terzo tiro dalla bandierina per loro. Ancora nessuno per i rivali. Va di testa. Oh. In rete. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Il secondo tempo è appena cominciato e ora gli basta un solo gol per tornare in corsa. 96.026 spettatori. Palla che torna nella zona del portiere. Il portiere la calcia lontano. Errore qui, pallone sprecato. E sbaglia completamente il suggerimento. Cercano l'azione veloce. Riceve palla da dietro. Messi. Ah. Questo è l'atteggiamento giusto, Fabio. Se continuano così, possono tornare in partita. Ora devono andare all'attacco e rischiare il tutto per tutto. È proprio così. Lewandowski. Gabriel Jesus. Supera il diretto avversario. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Palla filtrante per Messi. Fa sportellate con il suo marcatore. Occasione per Deco. Ecco il tiro. Pedri. Gabriel Jesus. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Recupera palla con un ottimo intervento. E qui è costretto a cedere il pallone. Gavi. Ottima discesa sulla destra. Sceglie di andare per vie verticali. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Il portiere la spedisce su. Mohamed Salah. Messi. Il traversone viene intercettato. Si riprenderà con un calcio d'angolo. Dentro la e dentro papà. No, scusate, quanto siamo? 9-2 tiri totali. Tiri in porta 6-2. Vabbè. Just no comment. Calci d'angolo 4-0. Ok, l'avversario è pronto. Cambio di jugadores en el Barcelona. Sembrano molto sicuri, hanno già segnato in questo modo. El dorsal 30. Salta, salvato la traversa. Non ci credo. È una grande occasione fallita questa, potremmo pareggiare. Credo che non ci credo. Ma che avrebbe dovuto agire con più calma in questa circostanza. Certo, è facile dirlo da qui. El dorsal 11. C'è il colpo di testa. Premuto R1, per farla bassa. Per farla bassa. Va bene. Bene. El dorsal 21. Cambio de jugadores. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Ci prova con un pallone profondo. Meritano gli applausi del pubblico per la loro fame di gol.
Vogliono mettere il risultato al sicuro e non lasciare niente al caso. E poteva far meglio, rimessa con le mani imprecise, pallone perso. Cross di gioco, Cancelo. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. E dai. Opta per la scivolata e ha ragione lui. Neymar. Vede lo scatto e cerca la profondità. Se ne va. C'è il tiro. Un sacco alle spalle del portiere. Un gol adesso è molto difficile da recuperare. Non commento, ragazzi. Ottimo contrattacco. Ci hanno sicuramente lavorato in allenamento. La transizione tra momento difensivo e offensivo è stata. Il Barcellona. Non ho parole. Neymar. Supera il diretto avversario. Avrà 2 minuti di descuento. Rigore, ma sì, dai, dai. Non era in programma, ma niente da fare. Vanno dagli 11 metri. Grande opportunità adesso per aumentare il vantaggio e chiudere la partita. Lo sbaglia, vantaggio che diventa pesante. Bravo, bravo. Senza battere ciglio. Non bravissimo. Posso evitare di mettermi nei panni dell'estremo difensore, capiscimi Fabio? Se intuisci da che parte buttarti ma non riesci a respingere, la delusione è davvero forte. 3 gol di vantaggio e risultato in tasca. Io ragazzi sto vedendo delle cose. Non c'è più tempo, finisce qui. Bisogna riconoscere una cosa, gli avversari sono stati nettamente più forti oggi. Guardate qua. Tutto davanti. Hanno veramente faticato nel contrastarli. E tu cosa... Adesso voglio scoprire questo giocatore, Massimo sarà in divisione 5, eh? Vediamo. Andiamo, vedi tutti. 4. Va bene. Ma sì, va bene così, dai, che bello, che bello. Giocatori che diventano mostruosi in divisione 5, anche al massimo in divisione 4, io sarei arrivato in divisione 2, ma va bene così. Procediamo. Che il programma di match e altri accessori sono dentro. Guardiol dentro. Can dentro. Salah dentro. Gioco a freccia. Deco dentro. Con trequartista. Cioè, scusate, dopo la partita di prima sono così inviperito, così infastidito che vado di freccia. 91, 2006, 33, 4-3-3 e vediamo che succede. Ah ragazzi, che cosa sto vedendo negli ultimi giorni, va bene. Benvenuti amici telespettatori, un altro appuntamento con il nostro sport preferito. Se avete amici che ancora ritengono il calcio soltanto un gioco, mostrate loro le belle immagini che ci arrivano dalla partita di oggi. Gli spalti sono gremiti, l'allegria e i colori la fanno da padroni e non potrebbe esserci cornice migliore per un evento sportivo che saprà soddisfare la voglia di intrattenimento di tifosi appassionati. Versatevi un bicchiere della vostra bibita preferita e restate con noi. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. Eh sì, dai, iniziamo così. Un gol magnifico! Gli è bastato un attimo per impadronirsi della partita. Ha aperto le marcature con una rete importante. L'hanno cercata e voluta fortemente, ma c'è ancora tanto da giocare.
devono essere bravi ora ad amministrare il vantaggio. Che gol, mica male, davvero mica male. Un gol nei primi minuti, forse un po' in... Holland! Ce l'hanno fatta! Tutto da rifare, una reazione incredibile li ha portati subito al pareggio. Non si sono lasciati abbattere dal gol subito pochi minuti fa e hanno immediatamente risposto agli avversari. Forse ancora un po' inebriati dal gol del vantaggio. Una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol. Qui è stato bravissimo. Una performance da goleador. La palla sembrava incollata ai suoi piedi. Non riuscivano a levargliela. Perfetta parità dunque. Incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Sceglie di andare per vie verticali. Palla intercettata. Ci prova con un pallone profondo. Prova a darla profonda, nello spazio. Si mette in proprio e supera l'avversario. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Mbappé! E c'è il gol dell'Italia! Non si sono disuniti e sono tornati avanti. E passano in vantaggio. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Pedri. Provano a partire in velocità. Deco si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. E qui hanno rischiato grosso, ma la difesa è riuscita a rimediare. L'allenatore tira un sospiro di sollievo, ma in cuor suo deve essere un po' allarmato per la facilità con cui si sono fatti sorprendere. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Pallone interessante, in verticale. Può colpire, palla vagante. Sono pochi minuti per riprenderli. Pareggio immediato. Questo è il modo giusto per rientrare in partita. Non hanno perso la speranza e si sono subito riorganizzati per andarla a pareggiare. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Si può insegnare tanto ai giovani che si avvicinano al calcio, ma questo tipo di istinto è una qualità innata. Difficile da allenare, semplicemente devi essere già lì quando la palla arriva. Hanno ritrovato la parità. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione, stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Ha incontrato un degno avversario, non avanza oltre. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. C'è Messi. Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Casemiro! Aveva spazio davanti alla porta, grande occasione fallita. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Vede lo scatto e cerca la profondità. Gavi. 15 minuti alla fine della prima frazione. Gabriel Jesus. Deco, oggi autore di un assist. Pavard. Pallone interessante, in verticale. Ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Beh, non è stata certo la miglior giocata della sua partita. Lizarazu fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Era al posto giusto, un bel anticipo. La gioca a sinistra. Mbappé ci prova con un pallone profondo. C'è spazio da sfruttare in verticale. Ramsdale senza problemi. Gavi.
Allarga il gioco a destra. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Grazie. Gioca una palla lunga. Se ne va. Ci mette una pezza, ben fatto. Pedri. Messi riceve la palla. Gavi. Messi. Libera il compagno meravigliosamente. Occhio alla conclusione. E la palla entra in rete. Odio Gabriel Jesus, scusate. E l'ha messa dentro con il secondo, magnifico. E sono due, oggi non si ferma più. Adesso conducono, anche se solo... È stato un bel primo tempo. Termina così il primo tempo. Il primo tempo è stato un'altalena di emozioni. Interventi difensivi, parate, gol, rimonte. Questo è un grande calcio e abbiamo ancora un tempo cambiamo da seguire. Tutto. Attention, changement. Si parte per la seconda frazione di gioco. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Prova a giocarla in profondità. E passa. Attenzione, occhio, palla deviata dal portiere. Si è liberato bene, peccato per la conclusione non molto precisa. Ha delle qualità sopraffine, è un giocatore che può risolvere una partita da solo. E il loro secondo corner del match, ancora nessuno per i rivali. Ci sarà un altro corner. E siamo al loro terzo corner, ancora zero per gli avversari. L'azione riprenderà con una rimessa laterale. E grave distrazione qui. Pedri. Misarazu. Opportunità di ripartire. Supera il diretto avversario. Pavard. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Prova a darla profonda nello spazio. Misarazu. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Rodri. Difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. Barella. Gran prova di forza, palla recuperata. Questo errore potrebbe essergli fatale. Splendida reazione del portiere. Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. Il gioco riprenderà dalla bandierina per il loro quarto corner. Conducono in questa statistica sugli avversari ancora a zero. Sulla destra. Ha spazio sulla fascia. Traversone in aria. Diciamo che non è andata esattamente come avrebbe voluto. Troppo lungo. Spettatore, questo match. 71.550. Pedri cerca l'uomo là davanti. Errore qui, pallone sprecato. Barella. Scodella in avanti. Gabriel Jesus. Può andare. Gavi. C'è Messi. Sceglie di andare per vie verticali. Pericolo. Cercano l'azione veloce. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Gabriel Jesus. Un altro passaggio ben eseguito. Buona costruzione. Da lì posso. Ecco il tiro. Il pallone dentro. Ora doppio vantaggio per loro. Hanno trasformato una situazione difensiva in un contropiede in pochissimi secondi. Veramente un'ottima giocata. Tre gol. È una giornata memorabile per lui.
è praticamente immarcabile, tripletta super meritata. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. Allungano le distanze con questo gol, chissà se cercheranno di segnarne un altro. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro, palla recuperata. Passaggio sulla destra, c'è Messi, ecco un'occasione di contropiede. Si riparte dalle braccia del portiere. Nesta. Pavard. Messi. Pavard. Se ne va. Non si lascia abbindolare, recupera palla. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Qui può partire il contropiede. E passa. Può venire la porta. È un grande riflesso qui. Calcio di punizione per l'Italia. Per l'arbitro non è rigore, calcio di punizione dal limite. Ci sono buoni tiratori, hanno molte opportunità. Vediamo chi calcia. Posizione senza dubbio interessante. Questi calci di punizione sono quasi come un rigore per lui. Pedri. Pavard. Costruiscono la manovra con sicurezza. Rodri. C'è Messi. Pavard. Messi. Cross di Pavard. Chance per tirare. Può liberare il tiro. La mette dentro il rasoterra. Pedri. Gavi. Gabriel Jesus. E il portiere salva i suoi. La gioca sulla destra. No, non niente. C'è una roba. Non so più che pensare, ragazzi. Veramente. Possesso palla preciso, la fanno girare. Deviazione di testa. Ma sì, ma sì, ma sì, ma ci sta tutto. Una situazione al paradossale, la squadra non c'è più, non con perfetta coordinazione, gran colpo di testa. Quarto gol, ha fatto poche. Il divario tra le due squadre è pressoché incolmabile. Anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericolo. Il y aura 2 minuti di temps additionnel. Barella. Guardiol. La lavagna luminosa indica 2 minuti di recupero. Riceve palla da dietro. Ecco. Io ragazzi sono un basito, cioè ma è incredibile l'occasione che hanno perso oggi. Basito. Dalla stanchezza, va bene, non lo so, cioè vabbè. Proviamone un'altra a questo punto, perché sennò spacco tutto, davvero spacco tutto, senza ritegno. Non ho, cioè, per essere chiari, si può perdere, se ne possono perdere anche 10 di partite, ma quando vedi i tuoi giocatori fare delle cose indicibili, ti dici, ma che sta succedendo? Che cosa sta succedendo? Va bene. Facciamo quest'ultima e così facciamo un tris di sconfitte e stiamo a posto. Ecco, non trova neppure l'avversario, molto bene.
Ma che bello. Ecco. Riproviamo. Ormai non guardo divisione, non guardo neanche l'avversario. Guardate, sono veramente. Andiamo al Wembley Stadium, così d'inverno. Va bene, tutto. Tanto mettiamo, lasciamo tutto come faccio di solito, perché dopo la partita di prima 2007-52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 leggende, 2 super, va bene. Ritrovati amici da casa, la partita che vi presentiamo non ha probabilmente la più dei grandi match, ha un'importanza anche relativa nel quadro generale della competizione, ma l'orgoglio è un sentimento ben presente in questo sport e i suoi protagonisti non ne sono certo immuni. La competizione e lo spettacolo in campo non potranno che guadagnarne. Godiamoci 90 minuti, ecco, del nostro sport preferito. Anche dopo la demolizione del vecchio impianto e la costruzione del nuovo, no, io ragazzi, cioè, è passato un attimo per impadronirsi della partita. Sapeva che la squadra aveva bisogno di una sua giocata ed eccola, è quello che fanno i grandi campioni. Hanno trasformato una situazione difensiva in un contropiede in pochissimi secondi, veramente un'ottima giocata. Primo acuto della gara già nei minuti iniziali. Pallone per Neymar e passa, allunga il piede verso il pallone. Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto lodevole. Può provare, hanno trovato il gol. Che partita pazzesca, di nuovo pari nel giro di pochi minuti. È come se il gol subito li avesse svegliati, Fabio. Gli avversari hanno abbassato la guardia e loro hanno risposto con veemenza dopo pochi minuti. Adesso la partita può diventare bellissima. E Sala! Parata da campione, su una conclusione velenosa. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Spazza via senza fronzoli. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Se ne va. Non ha sfondato, ma ha reso la vita difficile alla difesa. Iniziativa interessante. Magari avrebbe potuto creare soluzioni alternative. L'azione è sfumata così. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Messi. Holland. Palla filtrata per Neymar. Pallone interessante, in verticale. Si sono salvati e le probabilità non erano dalla loro parte. Possono respirare. Un intervento fondamentale. Era in inferiorità numerica. Doveva rischiare il tutto per tutto. No. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Cerca una soluzione con la palla lunga. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Opportunità di ripartire. Palla filtrante per Salah. Passaggio sulla destra. La palla viene rigiocata verso l'interno. Va alla ricerca di un compagno davanti. Riceve il passaggio.
Ecco un'occasione di contropiede. Hernandez. Hernandez. È libero di creare pericolo. Cross e va di testa. Ottima la parata del portiere. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. A sinistra con il passaggio. E ridà il pallone. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Beckenbauer. Possesso palla preciso, la fanno girare. Palla filtrata per Neymar. Neymar. Granco, un salvataggio molto efficace. Eccolo là. Una grande partita oggi. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Si è fatto trovare pronto, ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. Supera il diretto avversario. Riesce ad intercettare. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Pedri vede lo scatto e cerca la profondità. Decide di allontanarla. Palla in avanti verso il compagno. Niente, non è fallo. Virgil van Dijk. Neymar. La fanno girare con passaggi brevi e precisi. Cerca lo spocchio al tiro. La mette in rete. Gli avversari possono solo prendergli il numero di targa a questo punto. È andato fino in fondo ed è stato freddissimo sotto porta. Non c'era alcun dubbio che avrebbe segnato. Fa sembrare facile tutto quello che fa. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Messi. Riceve palla da dietro. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Sostituzione per l'Italia. Numero 8. Numero si riparte per il secondo. Numero 6. L'unica cosa che non possono permettersi di fare è concedere un'altra rete agli avversari. La partita sarebbe chiusa definitivamente. Sarà determinante, secondo me, come affronteranno l'inizio del secondo tempo. Il numero 9. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Mateus ci prova con un pallone profondo. Parata strepitosa di Sommer. L'azione riprenderà con una rimessa laterale. Passaggio in avanti. La gioca sulla destra. Casillas riesce a non farsi ingolosire dal possesso e la butta via. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Prova a darla profonda nello spazio. Sceglie di andare per occhio alla conclusione. Ma neanche questo segna Messi. Neanche questo segna Messi. Neanche questo.
Rüdiger. Brutto intervento, che fuori brutto tempo, calcio di punizione. Neymar, Holland. Se ne va. Vede libero il compagno. Provano a partire in velocità. Il pallone per Neymar. L'affluenza di quest'oggi è di 97.559 spettatori. Rummenigge. Casemiro. Buona la sua progressione, palla al piede. Vede lo scatto e cerca la profondità. Viglia ha già segnato in questa partita. Qui può partire il contropiede. Bastoni fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Rummenigge. E passa. E prova il calcio. Occhio al tiro. Va su rimbalzo. Ecco. No, vabbè, ragazzi. Non... E con un vantaggio di 3 gol la partita. E sarò rimbambito tutto all'improvviso. Tutta la sua tecnica, Fabio. Gli arriva la palla e lui sa niente. Come domarla. Penso che 3 partite non le abbia mai perse, neanche in divisione 2. Niente. Non ho. Boh. Attenzione, un cambio. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Ormai hanno la vittoria in tasca, fanno bene a concedere qualche minuto a un giovane come lui per fargli accumulare esperienza. Si riparte con una differenza di 3 gol, non poco. Occasione d'oro. La allontana senza pensarci 2 volte. Continua l'azione, la riconquista. Holland. Deco. Cercano l'azione veloce. Ci prova con un pallone profondo. Supera il diretto avversario. Salva Casillas. C'è il retropassaggio. Passaggio intercettato. Neymar in fuorigioco. La gioca a sinistra. Pallone di ritorno verso il centro. Costruiscono la manovra con sicurezza. Messi. C'è l'opportunità per il contropiede. Schiaccia il piede sull'acceleratore. Allarga il gioco a destra. Occasione per il contropiede. Difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. Cercano l'azione veloce. Pallone interessante, in verticale. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Neymar. Prova a darla profonda, nello spazio. Holland. Provano a partire in velocità. Messi. Tempismo perfetto, bell'intervento. La porta era accessibile, chance evidente, la difesa ha tenuto però. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Bastoni. Neymar, oggi autore di un assist. Pallone lungo in verticale. C'è Messi, prova a metterci il piede. Neymar. Ci sarà un minuto di recupero. Sceglie di andare per vie verticali. Virgil van Dijk. Manca poco alla fine, vogliono mettere la palla in cassaforte. Ragazzi, va bene. Va bene così. 3 sconfitte consecutive. Mai capitato. Mai. E davvero non ho
non ho nulla da dire. Rifletterò su questo, su questa serata terribile, e poi niente, e poi staremo a vedere. Al prossimo video.